Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su LEGO Marvel Avengers per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Prima di iniziare, piccolo riassunto di cosa è successo nelle puntate precedenti. Praticamente Loki è riuscito a rubare il Tesseract, l'ha portato in un luogo sconosciuto, sta effettuando degli esperimenti perché vuole aprire un wormhole e permettere così ai Chitauri di invadere il pianeta Terra. Gli Avengers si sono riuniti, sono riusciti a catturarlo e l'hanno portato sull'eli velivolo dello Shield per interrogarlo. Oggi dobbiamo proseguire la nostra avventura su questo titolo. Come sempre, prima di iniziare, vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione di questo video perché potete trovare tanti link utili, tra cui alcuni link per acquistare questo videogame e altri link per seguirmi sui miei social, Instagram, Discord, Facebook, Telegram. Ok ragazzi, rieccoci qua. L'ultima volta ci eravamo lasciati nel laboratorio insieme a Tony Stark e Bruce Banner. Speriamo non diventi Hulk. Stanno cercando praticamente... Ah, c'è anche Capitan America. Stanno praticamente cercando di studiare lo scettro di Loki e dobbiamo aprire quelle 5 casse, perché se vi ricordate nel film Capitan America indaga lo Shield, ringrazia per la collaborazione sui piani segreti dello Shield, vuole vederci chiaro. Infatti anche lo Shield ha dei progetti per quanto riguarda il Tesseract, solo che non ce lo vogliono dire. Non dobbiamo andare da quella parte, ma dobbiamo tornare indietro. Allora, dove caspita dobbiamo andare? Qua? Cos'è sta roba? Dove sono finito? Oddio, guardate quanta roba. Perché c'è uno lì fuori? Ma è un Chitauro. Ma dove caspita sono finito? Non posso tornare indietro? Vediamo un attimo, va. Cos'è questa schermata? Ah, ok. Qui ci indicano quanti mini kit abbiamo recuperato. Io però volevo tornare indietro, se è possibile. Ok. Grazie mille. Guarda, tu fai parte dello Shield. Vediamo se può utilizzare questo macchinario. Mi pare di sì. Cosa abbiamo sbloccato? Ok, una cassa. Vai, capitano. Per un attimo ho creduto di aver trovato un mucchio di armi top secret dell'Hydra o roba del genere. No, non c'era niente dentro quella cassa. E allora dobbiamo rompere la seconda. Dobbiamo trovarne 5, in totale. Dimmi cosa hai fatto alla gente. Oh, guarda Loki. Intriga. Il vostro mondo è in bilico e tu tratti per un uomo. Sei un mostro. Oh no. Voi avete portato il mostro. Allora, Banner, è questo il tuo piano? Ho paura che Loki abbia un piano per sistemarci tutti quanti, Fagli vedere sta tessera. Qui c'è qualcosa. Vediamo un attimo cosa dice là. I terminali di accesso Shield possono essere usati nuovamente da chi possiede l'accesso Hydra, quindi da un agente dell'Hydra. Adesso dobbiamo andare da quella parte, guarda un po'. Ok, ecco la cassa. Oh no. Speravo d'aver trovato la collezione segreta. E non c'è niente. Dell'agente Coulson. Chiedo scusa, anch'io sono un fan. È tutto uno scherzo per te. Quale sarà la cassa giusta? Ma per il momento abbiamo trovato la prima e la terza, mancano tutte le altre. Ricordatevi di recuperare tutte le monetine, perché vi servono poi per sbloccare tutti i personaggi extra.
Ce n'è una marea su questo titolo. Altro che Indiana Jones. Allora, lì dobbiamo dare energia. In che modo però? Hulk. No, anzi, Thor sarebbe perfetto. Che Hulk? Hulk spacca e basta. Hulk spacca! Allora, proviamo a utilizzare lui. Questo si può rompere? No. Però magari dobbiamo andare giù. Infatti dobbiamo andare giù e cambiare stanza. Eccolo lì. Beccato. Dobbiamo aprire quella porta e lo scudo lo farà per noi. Tac, vedete? Porta aperta in pochi secondi. Comunque è bello, sto Eli velivolo. Perché qualcuno teneva questa roba qua dentro? Ah, non chiederlo a me, Capitan America. Non chiederlo a me, perché ne so meno di te. C'era anche una monetina viola da quella parte. Allora, utilizziamo lui per tornare indietro. Dobbiamo ancora trovare la seconda e la quarta cassa. Non capisco perché posso colpire questi bersagli, ma non gli faccio niente. Strano. Allora, forse ci siamo, eh. Ah, le casse si possono ancora rompere poi, se volete, per recuperare delle monetine extra. Oh, la sala principale, guarda un po'. No, vabbè, guardate che panorama. Stiamo praticamente sorvolando le nuvole. Qui c'è Fury. Mi scusi, signor Fury, non dobbiamo parlare con lei, dobbiamo scendere di qua. Dovremmo essere quasi arrivati? Sì, forse. Eccola lì. Mi sa che dobbiamo costruire qualcosa per attivare quella specie di gru, e infatti un computer. Ciao, mostragli la tessera. Sono un agente dello SHIELD. Con che delicatezza. Avete visto? No, qui non c'è niente di cui preoccuparsi. Beh, anche senza scudo comunque riusciamo a rompere i lucchetti, eh. Sono proprio resistenti resistenti. Fantastico. Manca l'ultima cassa, che dovrebbe essere qua in giro. Mi sa che è lì dentro, infatti. Stiamo spaccando mezza nave. Voilà, ce l'abbiamo fatta. Ma guarda un po' cosa ho trovato. Eh? Eh? Lo SHIELD ringrazia per la collaborazione. Adesso dobbiamo tornare indietro. E... a parte che qui potete spaccare tutto quanto, se volete, vedete? Oggi non combinerò mai. Quello non me lo fa rompere, perché c'è lei che lo sta utilizzando. Ciao, Fury, raccontaci un po'. Ci stai nascondendo un po' di cosette, eh? Marisa Hill ci racconterà due o tre cosette interessanti. Certo, è improbabile che Banner si trasformi in Hulk nel peggior momento possibile della missione, ma la prudenza non è mai troppa. Comunque, alla fine è servita a tenere a bada un certo dio della menzogna. Ora possiamo concentrarci sulla ricerca del Tesseract senza distrazioni, giusto? Assolutamente, assolutamente. Allora, che vediamo un attimo, va. Mark, dovreste localizzare il Tesseract. Infatti, il modello è fissato. Stiamo cercando la firma Gamma. Riavrai il tuo cubo. Cos'è la fase 2? Quando lo SHIELD usa il cubo per fabbricare armi.
Lei lo sapeva? Dottore, si allontani un attimo da questo ambiente. Loki la sta manipolando. Ditemi perché lo SHIELD usa il Tesseract per armi di distruzione di massa. Wow, pericolosissima quell'arma. Confermare codici. Il vostro carico, passo. Mercenari con un piano malvagio. Passo. Captain America controlla... Mercenari con un piano malvagio. Lo SHIELD controlla potenziali minacce. Sei grosso con l'armatura. Tolta quella, che cosa sei? Un genio, miliardario, tratti i tuoi campioni con sfiducia. Oh, questa battuta qua è famosissima. È famosissima. Occhio. Calcola il vento e via. Senza neanche guardare. Lei deve allontanarsi. Cosa sta facendo? Mi dispiace, ragazzi, non potrete vedere il mio trucco. Ah, la freccia è tornata indietro e ha fatto un gran casotto. Guardate che roba. Con il piccione. Ha fatto saltare tutto quanto con il piccione. Occhio che Hulk si arrabbia. Vedova nera, direi che è giunto il momento di scappare. Hulk spacca! E diciamo addio al dottor Bruce Banner e diamo il benvenuto a Hulk. Allora, dobbiamo utilizzare loro due. Occhio che Hulk ci sta dando la caccia. Qui possiamo salvare il gioco. E dobbiamo scappare. Oh, Hulk sta arrivando. Via, 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 ragazzi, via, che spacca tutto. Mamma mia, che pelo. Vediamo se dobbiamo costruire qualcosa. C'è un mini kit proprio lì, però non lo possiamo recuperare perché ci serve Capitan America. Dobbiamo sbrigarci. Vai, vedova nera, vai. Mamma mia, che pelo. Stavolta era molto vicino. Stavolta era molto vicino. Dobbiamo far qualcosa, infatti. Allora, 1, 2, 3 e 4. Perfetto. Ah, vediamo un attimo. Ok, mini kit. Quindi è una cosa extra quella. Però avete proprio bisogno di lei per recuperarlo, eh. Qui non so se ci serve qualcosa oppure no. Direi che non ci serve niente, perché per andare avanti abbiamo bisogno di Thor. Il mio amico non viene, rimane là con Hulk. Mini kit preso, Hulk è finito giù. Vai, 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 vai. Oddio, oddio, che pelo. È arrivato Thor. Picchiamolo un po', va. Qui bisogna premere il pulsante giusto al momento giusto. In mezzo ai pesci. Ma no, lo picchia con un pesce. Che botta però. A Hulk non piace sushi. Evacuazione nell'area hangar. Granata! Occhio alle bombe. Il mio panino. E 14 frecce. Bisogna fermare occhio di falco, eh.
Occhio. Occhio, occhio di falco. Allora, fatemi dare un'occhiata in giro per capire cosa dobbiamo fare. Ah, dobbiamo sconfiggere questi qua. Ce ne sono 5 da sconfiggere. Marisa Hill. Non sarà un Avengers, ma è una figura parecchio importante nei film. Come faccio a colpirlo? Infatti. Magari Fury. Occhio che ci tira dietro le banane. Adesso possiamo colpirlo. Guarda che scappa, eh. Altri 7 soldati. A parte che vanno giù come niente. Ne manca uno solo. Ok, sconfitto. E adesso possiamo colpire Occhio di Falco, che è passato alle bombe puzzolenti. Fantastico. Mi sa che sono troppo distante. A parte che ci tirano comunque via i cuoricini, eh. Posizionatevi qui sopra, perché siete più comodi a colpirlo. 9? Ah, ma li facciamo fuori come niente tanto, eh. Facciamo che distruggere un po'. Ho bisogno di spazio per muovermi. Mio Dio, che casino. Stiamo facendo più casino noi che loro. Sicuro di stare bene? Mancano 2. Oddio, Nick, hai disfatto mezza nave. Vabbè, era l'unico modo per fare un po' di spazio. Poi vi piazzate qua e colpite Occhio di Falco. O vi fate colpire da Occhio di Falco, vedete? Potente quell'attacco, eh. Preso. Ha sparato le frecce per aria. Abbiamo perso l'alimentazione del motore 1. È Barton, ha manomesso i sistemi, ma ha perso il livello detenzione. Mi ricevete? Occhio, occhio. Agente Romano, ricevuto. Come facciamo qua? A parte che continuano ad apparire nemici. Per fortuna mi danno dei cuoricini per non morire. Dobbiamo più che altro spegnere l'incendio. Sono diventato invisibile, così posso accedere a questo computer. Mi piace che la telecamera sopra il computer riesce a scansionarci nonostante siamo invisibili. Ok, sbrighiamoci, perché sennò rischiamo veramente il tracollo. Questa cartella qua. Ah, ok. Perfetto, dobbiamo trovare le coppie. Perfetto. Ok, dobbiamo premere quella leva. Come fanno a sapere dove sono? Che sono invisibile, non si sa. Vabbè. No, mi sa che ci serve anche l'altra, quindi dobbiamo per forza andare da questa parte. Devo trovare un modo per spegnere quelle fiamme. Ok, ci servono questi qua, perché dobbiamo praticamente passare sopra. Dai, Marisa, abbiamo bisogno di te.
Bravissima. Ottimo, abbiamo spento l'incendio. Altro mini enigma da risolvere. Di nuovo le coppie? Ok. Vai che ci siamo. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia. Là in fondo forse ci serve... Ci serve, aspettate che mi sfugge il nome, la mutante... Ok, eccolo lì, dobbiamo dargli il colpo di grazia. Scarlet Witch. Non mi veniva più in mente il nome. Allora, forse siamo riusciti a riattivare un motore. Motore 3, ci vediamo lì. C'è un po' di disordine. Procedere a Wishbone e attaccare il nemico. Non avvicinati. Tanto questi qua se ne stanno ancora dando di santa ragione. Al vostro servizio. Ma cosa fa Stan Lee? Ma dai! Grandissimo. Occhio che lo fai arrabbiare di più. Occhio. Povero Stan. No, Stan. Scappa. Ecco Iron Man. La prossima mossa. Vediamo cosa abbiamo. Allora, intanto liberiamo il passaggio. Facciamo un po' di casino. Loro in coppia sono fortissimi. Passiamo di qua. Ci sono un po' di nemici, eh. Non esiste una versione in cui tu ne esci trionfante. L'ho buttato giù direttamente. Qui ho ripulito tutto. C'è quello. Ok. A posto. Passaggio per Capitan America sbloccato. Qui ci sono altri nemici da eliminare. Li faccio fuori come niente. Lì c'è una porta da sbloccare e non so se abbiamo bisogno di Thor o di chissà chi. Meno male che mi sono accorto che c'era un buco. Stavo per finirci dentro. Di qua non si va da nessuna parte. No, si torna indietro al massimo. Abbiamo bisogno comunque di Capitan America, mi sa, eh. Perché deve spegnere queste fiamme. Ok, infatti dobbiamo ricostruire questa leva. La prossima mossa. Cosa si prova ad essere un genio? Dobbiamo ritagliare un quadrato, se ce la facciamo. A posto. E c'è questo da distruggere. Liberiamo un po' di spazio. Altra roba da distruggere anche qua? No. Solo da raccogliere. Qui c'è della roba da costruire. Ok, sembrerebbe un qualcosa.
Un ascensore, abbiamo sbloccato l'ascensore. Sì, nel film questa zona sembra molto più semplice, eh. Questo si può far saltare. E ci serve lo scudo di Capitan America, quindi facciamolo scendere. Là sopra mi sa che abbiamo bisogno del martello di Thor. Mi sembra, non mi ricordo di preciso. Lo scudo di Capitan America è multiuso. Iron Man, abbiamo bisogno di te. Che dici? Facciamo saltare tutto o no? Forse siamo troppo vicini. Sì, infatti, eravamo troppo vicini. Ok, siamo arrivati su. Ripeto, mi ricevi? Stan Lee sta ancora sparando. Cos'è successo? A questo punto niente può sorprendermi. Allora, fermiamo questi personaggi che stanno distruggendo la nave. Sono bellissime le animazioni. Cos'è successo? Sono tipo dei colpi di grazia che possiamo dare ai nostri nemici. Così possiamo arrampicarci. Perché va bene utilizzare Iron Man, però bisogna utilizzare anche Capitan America. Olè, via dalle scatole, grazie. E arrivederci. Iron Man ha deciso di venire su. Bisogna abbassare quella leva. Capitan America è sceso. Mi scusi? Se non si leva però. Ecco, grazie. E te pareva che sono volato giù. Allora, uno di qua e l'altro di là. Sembra alimentato da qualche ottimo forma di elettricità. Beh, non ti sbagli. È alimentato da una qualche forma di elettricità. Che bella descrizione. È proprio Capitan America. C'ho Iron Man bloccato. C'ho Iron Man bloccato, non ci credo. Dai, si è buggato. Ok ragazzi, rieccoci qua. Dobbiamo riabbassare le due leve perché prima si era buggato Iron Man. Quindi stavolta, per non rischiare, gli faccio tirare giù a lui questa qua e a Capitan America l'altra. Può capitare a volte che nei giochi Lego i personaggi si bugghino. Mi è capitato raramente, però mi è già successo anche su altri titoli, ci sta. Al massimo rifate il livello e siete poi a posto. Problema risolto, insomma. Ok, siamo arrivati da questa parte. Iron Man sta cercando di sbloccare... La prossima mossa? Dovrò andare dentro a spingere. Questo motore. Stark, perdiamo quota. Sì. C'era un piccione incastrato. Occhio a Thor. Cosa sta facendo? Ma no, dai! Ancora non hai imparato. Che trappolona. È arrivato anche Occhio di Falco. Bye bye. Natasha. Una bella martellata in testa e via. Vengono immortali. Verifichiamo. Indietro, prego. Oh, Coulson, grandissimo. Non so che cosa faccia. Lo scopriamo. Cosa caspita? Povero Coulson. Povero Iron Man. Mamma mia.
in mutande. Disastro sull'eli velivolo. Ok, abbiamo completato questo livello. Eravamo praticamente arrivati quasi in fondo. Ma non è che ho dovuto rifare soltanto la parte di Iron Man e Capitan America. Ho dovuto rifare proprio tutto. Che sbatti, ragazzi. Occhio. Bye bye Thor. Mamma mia. Sarai sconfitto. Deve cercare di uscire da lì. Manchi di convinzione. Non credo di essere. Bye bye. Ecco che cosa fa. Via Thor, via. Mamma mia, che pelo. Che pelo. L'agente Coulson è a terra. Non è riuscito a fartele autografare. C'era un'idea. Stark lo sa bene. Era il progetto Avengers. Volevamo mettere insieme un gruppo di persone eccezionali, sperando che lo diventassero di più. Coulson è morto credendo fortemente in quell'idea. Un paio di pantaloni. Negli eroi. Non mi faccio incantare da fiori. Nemmeno io. Dobbiamo guardare avanti e portare a termine la missione. A Loki serve energia. Facciamo una lista. È personale. Vuole batterci ed essere visto. È ancora vivo, Coulson. Vuole un pubblico. Questa è la prima. E Loki è una vera e propria diva. Vuole fiori, vuole parate, vuole un monumento in cielo con il suo nome sopra. Ah, perché te no, invece. Stark invece no. Si è costruito la Stark Tower. Cioè, insomma. Dai, regà. Povere caprette. Che caspita, eh? Errore 404. Va bene ragazzi, gli Avengers si stanno preparando per la battaglia contro Loki. Direi che possiamo terminare questo episodio qua. Gran bel episodio. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Lego Marvel Avengers. Alla prossima ragazzi!